tecniche nella stazione di telespazio del fucino, che raccoglie i segnali dell'ALF, abbiamo ingrandito ancora l'immagine. Sono visibili da 900.000 metri i segni del terremoto che ha devastato il fiume. La crocetta che lampeggia è proprio sul monte Simeone, uno degli epicentri del terremoto, ed ora la spostiamo sul monte Brancò, un altro epicentro. Il calcolatore non è riuscito a saturare con il colore i due cocuzzoli, che appaiono anche dallo spazio bianchi per le frane che li hanno devastati. A destra della crocetta, il corso del Tagliamento è proprio di fronte ai due monti, come vediamo in questa fotografia, Ventrone e Gemone. Questo è il corso del Tagliamento. Questa fotografia è stata scattata immediatamente prima del terremoto del fiume. Questa invece è stata scattata dopo, il corso del Tagliamento, il monte San Simeone, il monte Brancò. Anche dallo spazio si vedono le ferite del fiume. E qui le faglie, le linee di faglie, le spaccature della terra, lungo le quali si è trasmesso per un lungo interminabile minuto il sisma. Erano le 20.0008 del 6 maggio 1976. Da queste immagini dallo spazio torniamo sulla terra. Quest'ora la signora Valentina Martino era lì, tra i resti dell'ospedale civile. Aveva avuto da poche ore un figlio e ora credeva di averlo perduto. Era stata una giornata tanto bella, non posso immaginare dopo aver avuto un bambino da poche ore. Era tanto felice ma anche tanto stanca. E mi preparavo proprio per a riposare, a distendermi finalmente, a rilassarmi dopo una notte e un giorno. E improvvisamente dice questo tremendo frastuono, non ci sono altre parole per definirlo, non c'è termine di paragone. Il tempo soltanto di vedere il soffitto a frantumarsi e di coprirmi la testa con il cuscino e poi questi interminabili minuti lunghissimi in cui non c'era un tempo per pensare a niente, tanto era lo sgomento, la paura, il terrore. Ha pensato allora che suo figlio fosse morto? Ho pensato al bambino da solo, sì. Mi sono sentita molto sola io e ho pensato al bambino da solo. Quando si è calmato un po', mi sono avviata verso la pediatria, però il fumo era talmente intenso
il buio così impenetrabile che non ho potuto oltrepassare la porta della pediatria. E quindi ho dovuto rinunciare e rassegnarmi all'idea che il bambino fosse morto. Poi è scesa giù. Sono scesa giù. Poco dopo invece ci hanno portato i bambini. Nella confusione mia madre ha cercato di riconoscere il suo, così dai vestitini, da quel poco che po si poteva vedere nel buio e nella polvere. E ho cercato di tenere questo bambino stretto fino a che mi hanno portato una copertina. Naturalmente non sapevo se era ferito, non potevo, cercavo di toccarlo per sentire se era caldo, se potevo riconoscere da qualcosa. Il bambino non piangeva, non dava segno assolutamente di reagire. Poi l'ho coperto e l'unico pensiero da quel momento in poi per me non è stato per questo qualcosa di tremendo, di troppo grande che oltrepassava ormai la mia portata. Io ho pensato soltanto a difenderlo, a proteggerlo perché il bambino ormai era nelle mie mani. Se poteva continuare a vivere e superare quelle lunghe ore, e siamo stati fino alle 3 di notte, in piedi, un po' distesi, sempre freddo, sempre nella notte, dipendeva tutto da me. Quindi io gli ho fatto respirare con la mia aria attraverso una fessura della copertina perché era meglio la mia aria tiepida piuttosto che il fumo e l'umido della notte. Pensando una seconda volta. Ecco, per me è stato come fosse nata una seconda volta. A quest'ora, un anno fa, la signora Maria era con un bambino di 12 anni, con suo figlio, tra le macerie, da mezz'ora. Da mezz'ora, vediamo. Esattamente qualche cosa di più. Il mio bambino non è piccolo come quello di Valentina, ma è grande, ma non era autosufficiente. È stata la nostra grande fortuna quella che al momento della scossa, la scossa grande, intendiamoci, io ho avuto il tempo, appena il tempo, di abbracciarlo. È stata tanto violenta la scossa che mi sono sentita sollevare dal pavimento, nell'aria, nel vuoto, al buio, e roteare nello spazio come dentro un frullatore. E a un certo punto noi due roteavamo nella stanza da una parete all'altra, i mobili contro di me e io contro i mobili, o le pareti contro di me. Il soffitto si è aperto e la casa è caduta, e noi con la casa, fino giù, eravamo al quarto piano e siamo andati giù fino in strada. Non se n'era accorto allora. Io penso di aver perso i sensi a un certo punto, perché non ricordo la discesa, non ricordo. Come si è risvegliata tra le macerie? Ecco, appena si è fermata la terra e ci siamo ripresi tutti e due contemporaneamente, penso, e non capivamo assolutamente dove eravamo, né cos'era di noi, che cosa avevamo addosso. Eravamo molto stretti, molto schiacciati, letteralmente schiacciati. E questa è una cosa che molti non si rendono conto perché pensano che potevamo essere sotto un tavolo, sotto un mobile o sotto una parete per traverso, caduta così. E invece non eravamo assolutamente protetti. Lei non è riuscita a vedere suo figlio. Lo sentivo, non lo potevo vedere prima di tutto perché era buio e poi perché io avevo la testa completamente rivoltata verso i sassi. Avevo il collo tutto storto, dietro la spalla. E così dovevo parlare. Parlava il bambino, per fortuna era vicino a me e possiamo parlarti a vicenda, ci siamo tanto aiutati parlando. Io non potevo assolutamente parlare disinvoltamente, avevo un respiro affannoso come dopo una lunga corsa. Facevo tanta fatica a respirare e parlavo molto stentatamente. Comunque Che parlavo. cosa diceva suo figlio, signora? Che cosa ha detto per quelle 5 ore? La prima cosa che ha detto è stata molto brutta. Si è reso conto lui, forse prima di me, che doveva morire. Ha detto adesso dobbiamo morire. Io non tolleravo un pensiero del genere nel bambino. Ho fatto di tutto per drammatizzare la cosa. Gli ho fatto capire che c'era qualcosa di buono anche nella situazione in cui ci trovavamo. Ha cercato di tirarlo su anche quando era aperto di spirito. A un certo punto mi ha fittato e lì
E poi Vini gli ho detto soltanto, non preoccuparti di niente, pensa soltanto che noi due siamo insieme, mamma e figlio insieme, è una fortuna rara in momenti come questi. Ho detto, pensa in questo momento quanti bambini sono lontani dalla loro mamma. E allora Francesco si è sbloccato e ha detto sì, il bambino di Valentina così piccolo per esempio, che è appena nato. Ecco, vedi, gli ho detto, siamo fortunati, siamo insieme. Solo che io cercavo di parlare e parlavo, ma facevo molta fatica. Passare delle ore, che cosa gli hai detto? Che cosa diceva sua figlia? Come cercava di tenerla su? Ma cercavo di dire delle cose di ogni giorno, così. Parlavo della stanchezza, parlavo del sonno, dicevo almeno potessimo dormire, qua siamo bloccati, non possiamo muoverci. E un momento gli ha detto addirittura oggi. Proprio oggi che ho fatto la messa in chiesa, mi ritrovo con i capelli tutti sotto, le macerie. Insomma. A un certo punto non riuscivo più a respirare. Non riuscivo a respirare, sì. E questo adesso è proprio, credo, l'ultima ora, quando mi sono resa conto che forse sarebbe sopravvissuta solo il bambino. Gli ho detto, senti Francesco, si chiama così, senti Francesco, se a un certo punto io non ti rispondo più, tu non ti preoccupare, vuol dire che sono svenuta, devi essere contento, perché così mi riposo e poi riacquisto nuove forze e potremo forse gridare assieme, chiamare aiuto. Comunque tu ricordati di chiamare aiuto soltanto quando senti delle persone vicine o dei passi vicini. Sì, è un ricordo tanto, tanto brutto, particolarmente brutto quello, perché abbiamo sentito effettivamente delle voci vicino a noi. Avete provato a chiamare? Ha chiamato il bambino, di sua iniziativa. Le voci non hanno risposto. E le voci non hanno risposto, quelle persone hanno continuato a parlare, perché avevano una macchina con motore acceso che copriva la voce del bambino e chiamava aiuto. E a me è fatto tanto male questo suo chiamare senza essere sentito. Allora gli ho detto lascia perdere, è gente che non merita. Stiamo quieti, stiamo buoni, verrà un momento migliore. Dopo 5 ore è arrivato il momento migliore. 5 ore, sì, il momento buono è venuto. L'ho capito subito. Ho sentito delle voci. Una voce che chiamava Sergio, dammi la pila. Sentivo queste voci vicine, abbastanza familiari. E allora il bambino grida, io gli ho detto adesso sì, puoi gridare, io glielo ho detto con le mie ultime forze perché proprio non ce la facevo più. Pensi che ormai per parlare io sillabavo le parole, perché l'ossigeno mi mancava assolutamente e io sarei morta proprio asfissiata. È passato un anno da allora. Che cosa accadrà di Gemona? Che cosa accadrà di tutti i centri colpiti? Il corso è chiuso per evitare la passeggiata dei turisti su cui palazzi puntellati. Il centro storico di Gemona risorgerà qui dove il terremoto l'ha battuto. Gli studi geologici lo consentono. Occorrerà naturalmente cambiare tecnica edilizia. Le facciate resteranno intatte, muterà per intero il corpo delle case. Ma occorre far presto. Occorre che i primi miliardi destinati alla ricostruzione arrivino subito. Le infiltrazioni d'acqua, dice un tecnico, tra qualche mese potrebbero far crollare tutto.
Al di là del corso, anche l'antico municipio resterà al suo posto. Lo stanno smontando pietra su pietra. Nessuno invece si avvicina ancora al castello, di cui sopravvive un dente pericolante e minaccioso. Ma prima o poi anch'esso sarà riparato, insieme al luogo, al municipio, alle belle case del corso, i soli simboli di Gemona destinati a sopravvivere. Il resto cambierà. Le strade si metteranno larghe, le case saranno più basse e lontane dalle 146 frane che incombono sull'intero comune. Ma quanto tempo ci vorrà? Ma per vedersi qualcosa ci vorranno almeno una decina d'anni prima di vedere qualcosa bene in piedi, ecco. Come è stato tutto distrutto. Siamo regolatori in quanto tempo? Ma pensiamo noi nel giro di un paio di mesi.